ringrazio innanzitutto Mira dell'invito e anche ovviamente il professor Cavicchi con cui abbiamo iniziato questo rapporto di collaborazione, di scambio, ovviamente per noi di arricchimento. Quello che ho potuto sentire oggi, come mi capita spesso di sentire purtroppo, sono in realtà le stesse problematiche che viviamo anche noi in Emilia Romagna, perché da noi così danno sempre una mano di bianco, mi verrebbe quasi da dire che siamo a volte un sepolcro imbiancato, poi in realtà quando vai a spostare la pietra di Magagna ne trovi, vedi l'ultima, quella di Fanelli, che era nella nostra regione. Questo per dire che non siamo assolutamente esenti né da impicci, né da scandali, né da ogni tipo di problema. Probabilmente qualche cosa lo riescono a nascondere un pochino meglio, insomma, con questa scusa dell'eccellenza. Chiaro che la situazione è migliore rispetto ad altre regioni, questo è innegabile, però abbiamo le nostre belle magagne derivanti soprattutto appunto da questa falsa riorganizzazione. In realtà per noi è un disordine più che un riordino della sanità, perché con il decreto Balduzzi si è andato ad agire sul piano ospedaliero, che io concordo con il professor Cavicchi, sicuramente va rivisto, non è una cosa intoccabile e inaffrontabile, ma prima di tutto va affrontato il piano della sanità di prossimità, della sanità territoriale, perché se si tolgono servizi dall'ospedaliero, ma prima non si è attuato tutto quel piano di riforma sanitaria territoriale, soprattutto legata alle evolversi della nostra società, della nostra comunità, dell'essere umano, perché le patologie che affrontiamo oggi non sono le patologie che affrontavamo 50 anni fa. Oggi molto di più serve un'assistenza al paziente cronico, con tutte le premesse legate alla prevenzione, agli stili di vita, agli assessorati che devono sicuramente collaborare, gli uffici collaborare, perché chiaramente possiamo parlare e incentivare le persone quanto vogliamo ad andare in palestra a fare attività fisica, ma se poi quando ci mettiamo a tavola mangiamo roba che non sappiamo bene di che cosa sia fatta, io aggiungo un altro assessorato oltre quello all'ambiente, anche quello alle attività produttive. Da noi in Emilia Romagna l'allevamento riveste una fetta importante. Abbiamo fatto un'interrogazione proprio ieri, io e il mio collega Bertani, che siamo anche in Commissione Politica Economica, riguardo gli allevamenti intensivi. Sicuramente, visto che insomma pare che siamo quello che mangiamo, è altrettanto importante valutare questi aspetti. Tornando al discorso della riorganizzazione, sanità di prossimità, da noi stanno cercando di fare queste benedette case della salute, ancora alcune ce ne sono già, altre ne faranno. Il problema è che non capiamo bene cosa ci sarà dentro queste case della salute. Probabilmente hanno cambiato solamente l'insegna, quello che era il nucleo di cure primarie, perché poi in realtà non aggiungono nessun servizio, anzi tendono a togliere. Partono dai pronto soccorso, che diventano punti di primo intervento, quindi da H24 ad H12, partono dai punti nascita, soprattutto nelle zone dove in realtà ce ne sarebbe più bisogno, con la scusa della sicurezza, perché non è solo un discorso di sostenibilità, perché da noi di Rifo di Raffa i bilanci tutto sommato quadrano sempre, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, e quindi in realtà non c'è il problema della sostenibilità, anche se mi preoccupa la notizia che Renzi voglia tagliare ancora il rapporto tra PIL e investimenti in sanità, perché già noi rispetto a Francia, Germania e Inghilterra siamo quelli che hanno gli investimenti minori. Quindi in realtà quando ci dicono che spendiamo troppo in sanità non è vero, li spendiamo male, è una cosa diversa, perché i nostri paesi vicini di casa spendono molto di più rispetto a noi. Però dicevo, parlavo dei punti nascita e degli ospedali. Vi faccio l'esempio, io vengo da Rimini. Da noi ci sono tre presidi ospedalieri: Rimini, che ha assunto una certa rilevanza a livello distrettuale e anche di area vasta, perché anche noi abbiamo la cosiddetta area vasta che raccoglie tre province, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, però a 5 km abbiamo Riccione e ad altri 4-5 km abbiamo Cattolica. Bene, queste strutture sono l'una ravvicinata all'altra, quindi le si potrebbe rimodulare per far sì che comunque i servizi territoriali vengano mantenuti senza depotenziare nulla. E poi però qual è il primo ospedale su cui sono andati ad agire e sul quale per fortuna siamo riusciti a tamponare la situazione? Quello di Novafeltri, che sta in montagna a
non ti spostano nulla, o meglio, non rimodulano i servizi in una maniera omogenea dove già c'è un'offerta sufficiente, vanno a tagliare proprio in quei presidi territoriali che hanno maggior necessità. Dico che per fortuna abbiamo messo un tampone, perché noi come Emilia Romagna, insomma, me la porto in giro un po' come una bandiera, perché è stato uno dei primi atti che ho fatto, siamo riusciti a salvare l'ospedale di Nova Feltre dalla chiusura, perché era proprio questo quello che si paventava, la chiusura totale, appellandoci a quel benedetto Balducci, che applicano un po' come gli pare, nel senso che quando c'è da tagliare i posti letto, dicono c'è il Balduzzi, lo dobbiamo fare, poi però non te lo dicono che il Balduzzi prevede un comma dove i presidi ospedalieri delle cosiddette aree disagiate o aree interne, perché mi piace chiamarle aree interne che aree disagiate, possono essere mantenuti proprio perché servono a una comunità che per morfologia del territorio, per distanza sia temporale che chilometrica dai servizi principali, ha necessità di un presidio vicino. Questo lo stanno facendo, da noi l'hanno fatto, non stanno salvando i punti nascita. Oltretutto anche lì hanno poche idee, ma confuse, come si suol dire, perché da noi si vanno di stare applicando il modello hub and spoke, ma se lo applicassero veramente i punti nascita di montagna non dovrebbero chiudere, perché il modello hub and spoke si parametra proprio sul fatto che, tenendo fisso un centro hub principale, poi le equipe di riferimento ruotano sul territorio nei cosiddetti centri spoke, in modo tale che la chiamiamola manualità, l'operatività del personale rimane qualificata, perché chiaramente ruotando all'interno dei vari presidi territoriali l'esperienza del personale rimane, non si abbassa la sicurezza, ma allo stesso tempo non svuoti i territori. Bene, quando vogliono farsi vanto, il modello hub and spoke, forse qualcuno glielo dovrebbe spiegare, professore venga lei a spiegargli che cos'è veramente il modello hub and spoke, vieni tu Luigi, non so, qualcuno ci dia una mano, perché poi invece quando parlano dei punti nascita vanno a dire, no, però sono di 500 parti, è difficile, Venturi si fa scudo dietro la conferenza nascita, che in realtà è lei quella che decide i parametri di sicurezza, quindi adesso vediamo, insomma non si sbilancia né a destra né a sinistra, perché quando li metti davanti a delle evidenze che dimostrano che hanno torto, che non si stanno comportando, che i fatti non sono direttamente conseguenti alle parole, cercano delle scuse. Oltretutto in una regione, questo è ancora più paradossale, che incentiva il fatto a casa. Quindi si mascherano dietro il parametro della sicurezza e poi vai sul sito della regione Emilia Romagna dove esaltano il parto in casa. Questa più o meno è la situazione, ma vedo che purtroppo, insomma, mi verrebbe da dire mal comune mezzo gaudio, ma non è così, nel senso che da un male comune dobbiamo cercare invece di fare fronte proprio per modificare i parametri. Modificare i parametri significa proprio cercare innanzitutto di ridurre la richiesta di salute. Ecco, magari io faccio una domanda al professor Calicchi, perché io sono d'accordo quando parlava della tipologia di azienda sanitaria, non c'è un'azienda di servizi, perché chiaramente la sanità è un servizio. C'è anche una sentenza recente del TAR dell'Emilia Romagna che ci dà ragione in merito a una questione dove praticamente era stato fatto ricorso per il taglio che c'è stato grazie al Movimento 5 Stelle dell'IRAP alle ASP, dove chi fornisce gli stessi servizi privatamente, legacy cooperative, che aveva già dei vantaggi a livello di IRAP, ha contestato questo taglio dicendo così noi non restiamo sul mercato. Il TAR per fortuna ha dichiarato che la sanità pubblica non è un mercato, ma è una garanzia di servizi, è un diritto, quindi il privato addirittura che fa ricorso perché il pubblico taglia le tasse ai suoi stessi servizi, siamo veramente al paradosso o al governo delle cooperative, perché poi in Emilia Romagna sono particolarmente presenti. Chiaramente quando si parla di azienda di servizi orientata alla domanda, l'obiezione che ci viene fatta è ma la domanda di salute è sempre in aumento, nel senso più offri più hai domande, e quindi mi piacerebbe magari se mi riesce a rispondere a questa domanda, perché chiaramente è un'obiezione che ti pongono così per in realtà nascondere il fatto che in questo momento non assolvono assolutamente alla domanda di salute che c'è.
e dico domanda di salute, non domanda di sanità, perché in realtà la vera esigenza è proprio quella di avere domanda di salute, perché se hanno sempre perennemente, costantemente convinti di essere malati, ma convinti da qualcuno di essere malati, probabilmente poi veramente le risorse non saranno sufficienti per curare chi sta davvero male. Mi dispiace che la signora sia dovuta andare via, le volevo dire che anche in Emilia Romagna, che viene considerata un'eccellenza per la cura dell'autismo, in realtà siamo in una situazione pesante, dove le ore di assistenza sono state ridotte, dove c'è un PRIA, e noi invece abbiamo proposto una legge regionale, un PRIA è semplicemente un piano che l'assessorato rinnova quando e come vuole, e con un parere oltretutto non vincolante da parte dell'Assemblea, e di conseguenza insomma anche noi stiamo cercando di agire su questi fattori, perché non si può parlare, come sta succedendo adesso in Emilia Romagna, di caregiver, cioè di assistenza familiare, cioè del familiare che assiste il proprio malato e gli diamo il contentino dandogli 2 ore in più di permesso alla settimana, quando ci sono delle statistiche che dicono che un familiare con una persona non sufficiente in casa in media l'assiste 7 ore al giorno. 7 ore al giorno di assistenza continuativa, arrivano a 11 ore se si parla di sorveglianza. Non me ne faccio niente di un ticket in meno da pagare o di un'ora di permesso in più al lavoro. Qui abbiamo bisogno di un'altra cosa che si chiama progetto di vita indipendente, cioè la possibilità da parte della persona non autosufficiente di assumere una persona, anche un proprio familiare, che verrà qualificato con dei corsi di formazione e che soprattutto, oltre ad avere una retribuzione, avrà anche e soprattutto dei diritti fondamentali, che sono quelli dei versamenti contributivi, che sono quelli di essere sostituiti se per caso uno inciampa, si fa male a piede, deve stare una settimana a riposo, se gli viene, e finalmente magari qualche familiare si potrà permettere anche di avere 38 di febbre, perché non dovrà stare in piedi comunque per assistere il proprio familiare non autosufficiente. Come vedete anche in Emilia Romagna, nonostante l'eccellenza che sbandierano in giro, di lavoro ce n'è da fare. Mi auguro che lo si possa fare presto, perché chiaramente il nostro augurio è questo come Movimento 5 Stelle, ma non come Movimento 5 Stelle. Io non sono né un medico né ho svolto professioni sanitarie. Mi sono occupata e ho iniziato a occuparmi di sanità perché purtroppo mi sono trovata dall'altra parte della barricata, dove mi si diceva: siamo un'eccellenza, funziona tutto bene, e poi per una madre invalida dovevo far finta di essermi portato determinate medicine da casa perché il primario non voleva che si dessero quelle medicine perché costavano troppo. Quindi questa è la situazione, insomma. E io vi ringrazio, ho fatto una carrellata un po' veloce e spero ci siano altri momenti come questo. Grazie.